c'è stata una votazione su Rousseau e l'esito è stato quello, quindi si va avanti, insomma, non... chi dissente chiaramente dissente dalla votazione che c'è stata. Pensa ci saranno numeri importanti anche alla Camera? In che senso numeri Se importanti? decisero Di defezioni, di di dissidenti. dissidenti? Non credo, non credo. Ci sono stati degli interventi in cui si sono evidenziate delle criticità per il Movimento 5 Stelle rispetto a dei temi e insomma su quello si monitorerà molto. Dopodiché si va avanti per il Paese con senso di responsabilità e con grande spirito di costruttività. Cosa c'è il futuro del movimento? E combattere per quelli che sono gli interessi dei cittadini. E certo, ci sono dei momenti storici in cui i margini sono minori, nel senso che ci sono delle priorità. In questo momento l'Italia sta attraversando una fortissima crisi dovuta alla pandemia, una crisi sanitaria senza precedenti. Quindi è chiaro che bisogna muoversi in una cornice molto più ristretta, però da lì ripartire. Il mezzogiorno può essere un punto di svolta per questo paese. Senza una reale prospettiva strategica sul sud Italia, tutto il paese soffrirebbe. Quindi mi aspetto dal Presidente Draghi che i 209 miliardi, peraltro ricordiamolo, che sono stati dati, diciamo dati, insomma, su cui c'è un'apertura di credito da parte dell'Unione Europea, devono servire per colmare il gap territoriale che in Italia rispetto al resto dell'Europa rappresenta un unicum. Questa è una missione, secondo me, da cui il governo Draghi non potrà esimersi. Mi scusi, sono arrivata dopo, ma una parola invece sul caos 5 Stelle? Ma vabbè, ma quello è secondario rispetto a tutti i temi che Come abbiamo secondario? affrontato, nel senso che comunque ci sono dei momenti, come ho detto, in cui i margini politici sono molto più ristretti, bisogna dimostrare di avere senso di responsabilità, sapere andare avanti anche in una cornice che non è quella che ovviamente era quella del giorno prima, però da lì si riparte, però avere sempre uno spirito proattivo, positivo e di ripartenza, un po' come C'è questo paese che possibilità deve della ripartire. riconciliazione, secondo lei, con Ma i io non penso proprio politici? che sia, diciamo, in atto nessun tipo di rottura. C'è un punto, ovviamente, di... Sorridete. No, scusate. C'è sicuramente un momento complesso, però adesso questo il tempo ci dirà se questa complessità si attenua, si attenuerà oppure no.